Uomini e donne, il trono over sono pronti a finire in panchina fino alla prossima settimana, ma, al momento, sembra che gli occhi di tutti siano puntati proprio sull'ultima registrazione. Il 4 dicembre scorso è andata in scena una nuova registrazione del trono over in cui Gemma Galgani sembra si sia messa in gioco ancora con il suo Rocco. Facendo due calcoli, quella potrebbe essere proprio una delle ultime puntate di dicembre o, addirittura, quella che andrà in onda dopo le vacanze. Questo significa che i due, almeno per il momento, passeranno il Natale insieme come coppia e, magari, quando torneranno nel 2019 la coppia potrebbe regalare al pubblico di Canale 5 tante soddisfazioni. Al momento quello della dama sembra essere un piccolo passo in avanti verso un nuovo amore, sarà davvero così o le liti e gli scontri saranno nuovamente all'ordine del giorno? Le parole di Angela Di Iorio. Nello studio del trono over di Uomini e Donne c'è una dama che, più di tutte, sta scatenando critiche e discussioni. No, non stiamo parlando di Gemma Galgani, bensì di Angela Di Iorio. La dama, che conosciamo dalla scorsa edizione del Dating Show, si è distinta per alcune dichiarazioni che l'hanno purtroppo messa in cattiva luce, tanto che sono in molti in studio e a casa a ritenerla una donna interessata soltanto al denaro e, quindi, alla condizione economica dei suoi corteggiatori. E in studio, per questo, non sono mancate e continuano ad esserci liti. Gianni Sperti, Tina Cipollari e i cavalieri conosciuti finora la accusano di essere una donna arida o addirittura bugiarda, falsa e arrivista. E le cose non sono migliorate nel corso dell'ultima registrazione del trono over che, a quanto pare, l'ha vista ancora grande protagonista. Angela Scortese con Maria De Filippi. Ecco perché punto come svelano le anticipazioni del vicolo delle news, nella registrazione del trono over di pochi giorni fa, Angela ha ricevuto in dono una poesia non proprio d'amore. È stato Raffaele a leggerle dei versi sotto forma di lettera a Babbo Natale al quale chiede che porti ad Angela un uomo facoltoso così da regalarle crociere e tutte le cose materiali che a lei piacciono. È a questo punto che Angela si arrabbia non col cavaliere che le ha scritto la lettera, bensì con Maria De Filippi. Stando alle anticipazioni, pare che la dama sia stata molto scortese nei confronti della conduttrice, alla quale ha chiesto di intervenire per proteggerla dall'accusa e per fare un annuncio affinché arrivi per lei un uomo. Maria, nonostante i toni sbagliati, pare non abbia reagito né ammonendola, né rispondendole a tono. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.